ti fa venire più fame. Io lo sto scoprendo adesso perché investo il doppio delle energie, quelle lavorative e quelle inevitabili che si investono nei rapporti di famiglia. Quando finiamo le 4 ore mangio panino, mortadella, prosciutto, arancini, patate, tutto quanto. Sottoscrivo, copio e incollo anche io. No, è bello, è un grandissimo stimolo, soprattutto perché era una cosa inaspettata. Il direttore ci ha messo insieme, è veramente bello, molto bello. Non lo gestiamo, io cado nel banale, io devo sporcare tutto quello che è pulito e quindi che la maestrina qui a fianco realizza. Sai che c'è, che alla fine l'esercizio del non cadere nel banale è un esercizio che secondo me tutti devono fare nella vita, perché altrimenti che noia. E quindi si cerca di farlo anche sul lavoro, si cerca, se si riesce è un risultato, a volte magari si riesce un po' meno. È banale dire che è radiospeaker.it? No. Trasparenza, papale papale. Originalità, umanità. Devono essere fratello e sorella, devono litigare tanto fuori onda e poi devono mangiare tanto perché bisogna nutrirsi energia. La preparazione è fondamentale, non a caso mando un bel WhatsApp a Emanuela e chiedo che cosa hai preparato, poi io da lì mi preparo di conseguenza, quindi non apro un libro, fa tutto lei. Non è vero, questo è quello che vedete all'esterno, ma in realtà c'è tanta preparazione, bisogna avere un po' di tecnica legata ai tempi. Quando tu sai il tempo che hai a disposizione, cerchi di ridurre il contenuto di cui vuoi parlare a quel tempo. Finito il tempo. Allora, consigli ce ne sono un'infinità. Noi siamo giovani speaker che stanno lavorando in un network nazionale, quindi il consiglio è quello di lavorare ogni giorno, imparare cose nuove ogni giorno, acculturarsi, ho detto bene? Acculturarsi? Sì, sì. Giusto. E avere sempre fame, curiosità e insomma input, informazioni. Noi siamo giovani ma non giovanissimi. Io mi voglio rivolgere ai giovanissimi. Ragazzi, fate esperienza, cercate una radio dove poterla fare, che vi dia gli elementi di base e poi siate affamati, come dice, non mi ricordo il nome. Ah, Bill Gates. No, è Tim Cook, no, neanche, è Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Siate affamati di cose da sapere e condividere. Un saluto agli amici di Radio Speaker, da Melo ed Emanuela Maisano, i fratelli di R101.